Allora, possiamo iniziare, Suor Teresa? Io obbedisco a Suor Teresa, Padre Gian Matteo Roggio, saluti a te. Ciao, benvenuti a tutti, un saluto a tutti, anche agli amici e alle amiche dell'Uni Gabriel di Loreto con noi per questa lezione. Sì. Allora, quando Suor Teresa mi dà il via, io inizio. E per me, io sono prontissima, sono già in ansia. Benissimo, un attimo che attacco anche la registrazione, perché dopo lo mettiamo su YouTube per chi vuole rivederlo. Un attimo che parte. Un attimo solo che parte, stanno entrando ancora. Perfetto. Un saluto a tutti, benvenuti. Continuiamo questo nostro incontro di formazione mariologica. E dato che è l'anno di San Giuseppe e ieri era la festa di San Giuseppe, oggi dedichiamo la nostra giornata di formazione proprio alla figura di Giuseppe di Nazareth. In realtà Giuseppe probabilmente era di Betlemme, non lo sappiamo, comunque sappiamo che è a Nazareth, per cui viene chiamato anche lui Giuseppe di Nazareth, lo sposo di Maria. Quindi Giuseppe viene chiamato proprio dalla Chiesa Cattolica il custode. Dovete sapere che è molto importante questo, perché dopo che Dio ha creato l'uomo gli ha affidato il paradiso terrestre, perché lo custodisse. Il paradiso terrestre è considerato proprio la terra, è considerato la nostra casa comune, che Dio ha creato bella per noi, e quindi noi dobbiamo saperla custodire, custodire tutto ciò che è finalizzato al fine stesso della creazione. Che cos'è il fine della creazione? È l'incarnazione del Figlio di Dio, Dio che doveva diventare uomo. Ecco allora questo punto fondamentale. Giuseppe viene chiamato il custode a cui Dio, il padre, affidò la custodia dei suoi tesori più preziosi, ci insegna Pio IX, che è Pio IX che proclama San Giuseppe patrono della Chiesa, i due tesori più importanti, più preziosi di Dio stesso. Quali sono? Maria e Gesù. Queste sono le realtà fondamentali. Gesù e Maria, Maria e Gesù, l'uomo e la donna, il maschile e il femminile, il compimento della creazione, l'apice dell'evoluzione umana, di tutta l'umanità insieme alla terra, è proprio Maria, il luogo dell'incarnazione. E Gesù. E allora, la Chiesa sempre ricorda la Redemptoris Custos, questo testo composto da Papa San Giovanni Paolo II, dice: ispirandosi al Vangelo, i padri della Chiesa, fin dai primi secoli, hanno sottolineato che San Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, molto importante. Qui abbiamo un cambio di mentalità nella Chiesa, perché prima del Vaticano II si pensava che Gesù e Maria avevano la scienza infusa, che sapevano tutto, e era proibito, San Tommaso d'Aquino aveva proibito di dire che Gesù aveva avuto bisogno di maestri. Sapeva già tutto. E invece no, la Chiesa dice no. Dio in Gesù rispetta tutta l'umanità di Gesù.
E quindi il suo concepimento e la sua nascita hanno del miracoloso. Ma i 9 mesi in cui Gesù sta nel grembo di Maria è un bambino uguale a tutti noi. E la vita di Gesù è uguale alla nostra, il cammino di fede di Gesù, un cammino. Perché Gesù che cosa è venuto a fare? A essere il mediatore tra Dio e noi. E un mediatore deve saper mediare tutto, quindi avere l'esperienza. Questo ci ricorda la Chiesa. Quindi Gesù e Maria, anche loro, come noi, hanno questo cammino e hanno necessità di essere formati. E allora ecco Giuseppe, il compito del papà al bambino, al figlio maschio, come tutti i papà. E quindi si dedicò con gioioso impegno, attenzione, gioioso, l'essere papà e mamma deve essere una gioia, non un dover fare il padre, dover fare la madre. Che stanchezza, che difficoltà, tutte le realtà. Certamente se lo pensiamo di fare da soli sarà difficile, ma se Dio è con noi, allora ecco che il costruire una famiglia, l'essere padre, l'essere madre, è un impegno gioioso, è un'educazione gioiosa. L'educare il figlio di Dio, guardate l'impegno. L'impegno enorme, grande di Giuseppe, educare Dio, quel Dio che si è fatto uomo, che deve imparare anche lui a vivere la vita umana. Questo è il punto fondamentale. Così custodisce e protegge il suo mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello. Attenzione! Giuseppe è grande, ma non è più grande di Maria. Maria era più grande di tutti. Maria è figura e modello della Chiesa. Proprio a questo mistero Giuseppe di Nazareth partecipò, continua il Papa, come nessun'altra persona umana, ad eccezione di Maria, la madre del Verbo incarnato. Egli vi partecipò insieme con lei. E qui vedremo l'unione tra Giuseppe e Maria, che inizia a essere l'unione tra noi e Maria, per entrare a far parte di questa famiglia, coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico, insieme. E fu depositario dello stesso amore, per la cui potenza l'Eterno Padre ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Il fine della creazione è che noi diventiamo figli di Dio, ma non possiamo diventare figli di Dio senza l'incarnazione, senza che Dio si sia fatto uno di noi per farci diventare noi parte di Lui. Figli adottivi. Quindi identikit su chi è Giuseppe, ma l'identikit che non prendo dai Vangeli apocrifi o dalle leggende o dalle apparizioni o dalle rivelazioni. Prendiamo, impariamo come veri cristiani a prendere le nozioni, le informazioni dalla fonte vera che sono i Vangeli. Allora, nel Vangelo noi abbiamo Giuseppe e il nome. Siamo nel tempo di Gesù, Giuseppe e Maria, che è il tempo del re Erode, 73-4 avanti Cristo. Qualcuno dice che okay, le date sono sempre variate di qualche anno. Chi è? È un carpentiere, non un falegname. Attenzione, è più che un falegname. Il carpentiere è quello che fa anche i muri, che fa le case, che si dedica a tutti questi tipi di lavori, oltre che il legno. I Vangeli apocrifi, ma anche l'archeologia di Terra Santa, di Nazareth, ci mostrano come anche Nazareth sia una città, l'abbiamo visto l'altra volta, una piccola città che aveva campagna fiorente e quindi avevano probabilmente anche terreno. Abbiamo dei racconti che parla di Gesù agricoltore, ma abbiamo le notizie archeologiche che ci parlano dei parenti di Gesù agricoltori. Quindi è possibile tutto questo.
gli è stata promessa in sposa una ragazza, una vergine, naturale, se non era vergine non la compravano, non compravano cose usate. Gli è stata promessa in sposa Maria. Il luogo che ci racconta il Vangelo è Nazareth. La famiglia, la discendenza di Giuseppe è quella della casa di Davide. Quindi è un discendente di Davide. Nel Vangelo di Matteo si dice che Gesù non è egli forse il figlio del carpentiere? L'angelo Gabriele, sappiamo da Luca, fu mandato da Dio ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. L'informazione che ci era stata data sempre da questo Vangelo è che Elisabetta è parente di Maria ed Elisabetta è della discendenza di Aronne. E anche qui tutta un'importanza di questa discendenza sacerdotale che trova la sua origine in Miriam, la sorella di Mosè e di Aronne. E quindi tutta la continuità biblica che trova adesso il suo compimento. Nella genealogia di Matteo 1,16 si dice: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria. Ma dalla quale, attenzione, i Vangeli sono molto chiari, Giuseppe non è il padre di Gesù. E i Vangeli mettono in luce Giuseppe, sì, ma Giuseppe è lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù. Nella genealogia di Luca, quando Gesù cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di Eli. Luca narra che per il censimento che avevano chiesto l'imperatore, anche Giuseppe, che era della casa della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth dove abitavano e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Salì, noi diremo è sceso, ma in realtà, vedete, si parla di città di Davide, giocando con le parole, è andato, Maria è andata in Carim, però va verso una città di Giuda, verso la città di Davide. Il gioco della città di Davide è sempre riferito a Gerusalemme, che era la città più alta di tutta la Terra Santa e quindi da qualsiasi parte della Terra Santa si diceva saliamo al Monte Santo, saliamo a Gerusalemme. E Gerusalemme è vista fin dal principio come la città dove Gesù porterà a compimento la sua opera. E quindi il pellegrinaggio, il cammino, tutto è sempre rivolto verso Gerusalemme. La prossima volta che parleremo della croce ci renderemo conto che Maria diventa la nuova Gerusalemme, che Gesù rivela dalla croce. Giuseppe sembra quindi originario di Betlemme perché è della discendenza di Davide. Qualcuno sostiene, voi sapete che vicino a Nazareth c'è Cana, ci sono le due città che si chiamano Cana, ma c'è Sepholis, la città romana. Qualcuno dice che Anna, la mamma di Maria, era originaria di Sepholis, ecco perché hanno i parenti anche a Cana, in queste zone, e probabilmente Giuseppe, da carpentiere, probabilmente un'idea, era da Betlemme andato a lavorare, emigrato a lavorare a Sepholis. E probabilmente ecco perché l'incontro e la conoscenza con Maria e con la famiglia di Maria. Davide, quindi Giuseppe della discendenza di Davide, perché di Betlemme, perché Davide era figlio di un'Efratita da Betlemme di Giuda, chiamato Jesse. Allora, quello che chiedeva prima Suor Teresa. Giuseppe, siamo abituati nella tradizione anche nostra, Giuseppe Vecchiarello, no? Giuseppe il Vecchietto. O Giuseppe il Giovane? E sono due tradizioni della Chiesa d'Oriente e della Chiesa d'Occidente, dove
si è tentato di dire che Giuseppe era un vedovo, che aveva altri figli, per parlare dei fratelli di Gesù. Anche se tentava di difendere sempre il fatto che Maria è vergine e deve rimanere vergine, quindi il ragazzo, l'uomo che gli viene messo a fianco, mettiamogli un vecchietto, perché così ci sono meno problemi o paure o rischi o tentazioni. Questa era una visione che abbiamo avuto nella storia, che è andata avanti tanti secoli. Ma ora, oggi, l'esegesi moderna, come anche Papa Giovanni Paolo II, non vuole più pensare alla figura di Giuseppe come il vecchietto. Ma la visione nuova è quella di guardare alla... perché i Vangeli non ci danno queste informazioni di Giuseppe anziano. I Vangeli sono molto chiari nel darci l'idea di due ragazzi che si amano. Una famiglia normale, due ragazzi normali. Allora, entriamo per capire lo sposalizio di Giuseppe e di Maria, nella visione moderna. Allora, voi sapete bene che per gli ebrei, come per tutti, per la Bibbia, noi abbiamo il fondamento in Genesi 1, 27, 28. Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, attenzione, nella unità e nella uguaglianza, la vera immagine e somiglianza di Dio, contesto San Tommaso d'Aquino, ce l'ha l'uomo e la donna, tutti e due. La donna non è inferiore all'uomo, San Tommaso dice che la donna non ha la pienezza dell'immagine. Assolutamente, noi non accettiamo questo, la Bibbia non dice questo, è la filosofia greca e gli influssi della filosofia aristotelica, ma no. Infatti l'unione tra uomo e donna è la perfetta immagine con Dio, l'armonia tra il maschile e il femminile è la perfetta immagine dell'armonia trinitaria. E Dio cosa fece? Li benedisse, ecco la prima benedizione fondamentale, che è siate fecondi. Ecco che per noi chi ha raggiunto il massimo di questa benedizione? Chi ha raggiunto la fecondità più elevata di tutti? Maria, che ha concepito la vita, il datore della vita, Gesù, il figlio di Dio, lei ha raggiunto l'apice di questa benedizione. E per questo noi cristiani leggiamo tutta la Bibbia di un cammino di benedizione e fecondità che mi porta a Maria. Compimento di tutta la Bibbia. Qualche protestante mi ucciderà, ma io porto avanti la tradizione orientale, Gregorio Palamas, Nicola Casacca e San Bernardino da Siena, che dicono queste cose. E quindi che cosa diventa? Il primo precetto fondamentale per l'ebreo è la procreazione. Quindi non si può concepire per un ebreo una persona che non si sposa. Una persona che non fa figli, perché Dio ci ha creati per questo, per l'unione tra uomo e donna, per continuare la creazione nella procreazione e quindi nel costruire la famiglia. La famiglia che è la stessa immagine e somiglianza di Dio, Trinità, Padre, Figlio e Spirito, l'amore fraterno, dell'agape, amore fraterno trinitario, lo ritroviamo dove? Nella famiglia, che diventa poi la parrocchia, che diventa la chiesa, che diventa il convento, che diventa la comunità, che diventa la nazione, che diventa l'universo. L'uomo si unisce a Dio nell'opera della creazione che Dio stesso aveva fatta per lui. E quindi il matrimonio è inteso come il fine ultimo e principale della creazione, per l'ebreo. Quindi l'uomo è plasmato dalla terra, dalla materia inanimata, dalla polvere, quindi è fragile, ma guardate caso,
che la donna, e qui sono belle i commentari che abbiamo nella storia, interessanti, anche per difendere la donna dall'antifemminismo, la donna è un gradino superiore all'uomo. Perché mentre l'uomo, diciamo, è fatto dalla terra, la donna è plasmata dalla carne stessa dell'uomo, dalla materia vivente. Vabbè che era tutta un'unità che viene divisa, ma la donna viene divisa dalla materia vivente. Perciò Adamo disse, questa volta finalmente essa è ossa delle mie ossa, è carne della mia carne. È la dichiarazione di amore. È un papà, è una mamma che dice al proprio figlio, tu sei di me, sei la mia carne. È Dio che lo dice del suo figlio, ma è Maria che lo dice del figlio di Dio. Perciò si chiamerà Isha, donna, perché da Ish, donno, traduzione forse migliore, è stata presa. Vedete, le traduzioni nostre non ci danno il senso vero e proprio del significato. E poi viene stabilito il matrimonio. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Gesù ripete questo, il senso dell'unità. Per si unirà, si usa il termine ebraico davak, che significa si incollerà. Si intende proprio una realtà unita, indissolubile. Il matrimonio è chiamato Kiddushin, santificazione, perché in esso si santifica il nome di Dio, creatore e tre volte santo. Con il matrimonio si attua il comando di Dio che dona, rivela Eva, la donna, ad Adam, e che Adam la riconosce carne e osso, carne della sua carne. È interessante che la Mishnah, cioè la raccolta di tutte le regole del pensiero ebraico, che viene dopo Cristo, non prima, ci riporta tutti gli insegnamenti ebraici. E quindi da qui sappiamo come al tempo di Gesù più o meno si facevano le cose, sapendo ancora che, ricordiamoci, che non erano gli ebrei tutti uniti, quindi noi troviamo delle diversità tra zona e zona, tra città e città, come si trovano anche da noi. Vabbè, oggi la globalizzazione ci fa diventare un po' tutti uguali, ma a quel tempo le informazioni, i messaggi erano diversi, quindi non era uguale da per tutti i paesi la tradizione. Che cosa ci dice? Che il matrimonio è una donna è acquistata in tre modi. Il matrimonio per gli ebrei è un Cana, le nozze di Cana, Cana. Cana significa proprio matrimonio, o significa comprare. Una donna è acquistata, comprata, in tre modi, dice la Bibbia. Con denaro, in modo più normale, col contratto legato a questo, o con rapporti sessuali. Era una cosa che succedeva ai primi tempi e che poi la Bibbia proibisce. La Torah ordina che se un uomo vuole sposarsi, egli prima deve acquistare la sua donna davanti a testimoni e dopo possederla, come è scritto, quando un uomo prende una donna e convive con lei. Adesso capiamo com'era il matrimonio. Quindi, anzitutto, il matrimonio è inteso come l'acquisto, il comprare la donna. Questo ancora in ambienti arabi esiste questa idea. L'uomo o il padre del ragazzo doveva dare ai genitori della promessa sposa una certa somma di denaro con lo scopo di acquistare come futura moglie la donna. Da quel momento la donna apparteneva a chi lo aveva, comprata. Poi, dopo aver fatto questo contratto di matrimonio, passava quel periodo in cui lo sposo, il ragazzo che aveva organizzato, preparava la casa per la sposa e poi andava a prenderla.
L'accordo matrimoniale è così. Il fidanzato andava dal padre della sposa per proporre il prezzo, il patto, con un patto di un accordo, portando un odre di vino e dei doni. Il vino era molto importante. Il fidanzato dichiara le sue intenzioni verso la sposa e le promesse che deve fare al padre della sposa. Prima di tutto la capacità di potersi prendere cura della figlia e il prezzo che era disposto a pagare per la sua mano. Quindi anche c'era la gara di chi pagava di più, perché voleva dire che la voleva perché valeva molto e dimostrava che era veramente innamorato. Doveva dimostrare che avrebbe pagato un prezzo alto per dimostrare appunto la sua volontà di sacrificio per l'amata. Lo sposo doveva dimostrare di poter garantire alla sposa una vita di benessere pari a quella che aveva nella casa del proprio padre. Quindi un papà non dava facilmente la figlia a un scalmanato o a uno che non gli garantiva che la trattava bene e che gli dava le possibilità per continuare. Questa, vedete, la dignità della donna. Non sempre tutti la rispettavano, eh? Però i punti fondamentali dell'ebraismo sono questi. Se il padre accettava, il fidanzato prendeva un calice di vino sul quale era fatta una benedizione e dopo aver bevuto un sorso lo poneva per terra. Se la ragazza accettava la proposta di matrimonio, la ragazza raccoglieva questo calice e finiva di bere il vino. Questo lo si vede ancora nella Chiesa orientale. Il rito bizantino, c'è ancora questa coppa che poi viene rotta perché significa l'indissolubilità del matrimonio. Bevono loro due e poi viene rotta il bicchiere, perché così nessun altro può bere da quel bicchiere. Alla fine di tutto questo si firmava l'accordo e la sposa diventava proprietà già del ragazzo. E c'era questo tempo chiamato il tempo del fidanzamento, per cui già era sposata, già era proprietà del ragazzo, ma c'era questo tempo detto Kiddushin o santificazione da Kadosh, che è messo da parte santo, che significa consacrato. La ragazza diventa consacrata al suo sposo. Quindi Maria era una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe, quindi era già proprietà di Giuseppe, era già consacrata a Giuseppe, consacrata al suo sposo. Lo sposo aveva già promesso al padre della sposa che avrebbe preparato un luogo, una casa per la sposa, prima di tornare a prenderla. Per cui prima va a mettersi d'accordo, mi dai questa? Sì, adesso è mia, allora torno e preparo la mia dimora, la casa dove porterò la mia fidanzata. E questo ci ricorda l'amore di Gesù verso la Chiesa. Gesù è lo sposo, no? E la Chiesa è la sposa. E allora anche Gesù che cosa ha promesso? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Questa dimensione della sponsalità di Gesù nei nostri confronti. Noi siamo in questo periodo, siamo nel tempo del fidanzamento. Siamo nell'attesa che Gesù torni per prenderci e portarci nella dimora definitiva. Alla donna promessa è vietato qualsiasi rapporto con estranei, punibile anche con la pena di morte. Infatti Deuteronomio dice, nel caso che una ragazza vergine sia fidanzata con un uomo e venga trovata con un altro uomo in città che giaccia con lei, li farete uscire tutti e due verso la porta di quella città e li lapiderete. La legge era dura, Sino al matrimonio la promessa sposa rimaneva nella casa paterna e in nessun modo il fidanzato poteva avere rapporti con lei.
In questo periodo il padre del fidanzato faceva doni alla futura sposa per prepararsi al ritorno, che doveva prepararsi al ritorno dello sposo. Nel frattempo lo sposo preparava appunto la casa dove gli sposi avrebbero vissuto, ma era il padre dello sposo che stabiliva quando sarebbero andati a vivere insieme. Non era il ragazzo, non era la ragazza, era il papà che decideva. Adesso l'attesa era sempre incerta e lo sposo non sapeva quando poteva andare a prendere la sposa. Attenzione, cosa ci dice Gesù? Per questo anche Gesù non sapeva quando sarebbe tornato. Attenzione ai testimoni di Geova, attenzione a apparizioni mariane di qua e di là che parlate di fine del mondo, di castighi, di tutte queste sacrosante balle. Scusatemi il linguaggio, però a un certo punto dobbiamo arrabbiarci quando vediamo che non si segue la vera rivelazione. Gesù ci dice: quanto al giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo e né il Figlio, ma solo il Padre. Che cosa ci dice Gesù? Voi non dovete preoccuparvi di quando verrò, dovete preoccuparvi di vivere l'oggi della vita e di testimoniare il Vangelo oggi, non vivere sempre, ah domani arriva, dobbiamo attenti, attenti, oggi, no, no. Quando il padre decideva che tutto era pronto, lo sposo chiamava i suoi amici per farsi accompagnare a prendere la sposa. Vedete la comunità, gli amici, lo stare insieme. La scelta di farlo di notte era spesso associata all'idea di fare una sorpresa alla sposa. La sposa con la lampada accesa, no? Ma gli amici dello sposo dovevano fare un segnale, perché la sposa doveva capire che stava arrivando, che era l'arrivo dello sposo. Si suonava il corno di montone, il soffar. Mi dispiace che non si sente. Avevo messo il suono e non si sente. No, non si sente, vabbè. Volevo farvi sentire il suono di questo corno. L'evento evangelico cosa ci ricorda? Per tornare a noi, per tornare a Maria. Ci ricorda che Maria era promessa sposa. Quindi era in questo periodo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria. Quindi già Giuseppe è sposo di Maria. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Quindi è già sposa. Destato dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo e prese con sé la sua sposa. Giuseppe quindi, uomo, Maria, donna. Sono spose, questo è fondamentale, anche se ancora non sono andati a vivere insieme. Ancora non si era realizzato questo. Allora, in questo periodo, il Vangelo non narra il rito finale del matrimonio, anche perché in realtà veramente non c'era un rito. Realmente lo sposo portava a casa la sposa, il papà faceva la benedizione e poi il vero rito era la festa di una settimana, la festa del matrimonio. Chi aveva più soldi, chi aveva più cibo, chi aveva più vino poteva farla durare di più. E anche qui chi faceva la festa più grande era colui che dimostrava che era più benedetto da Dio. Perché per gli ebrei è avere soldi, essere ricchi, significa essere benedetti da Dio. Come anche, adesso c'è una setta protestante negli Stati Uniti della prosperità, mi sembra un po' quei riti buddisti, sapete che c'è la preghiera buddista per la prosperità, come il gatto che si muove e che porta soldi. Ok, per chi crede a questo magari fosse così facile. L'intervento divino allora avviene nella prima fase del matrimonio, nella famiglia di Giuseppe e Maria, quando Maria, essendo già proprietà di Giuseppe,
viveva nella casa paterna. Non poteva avere rapporti con lo sposo, ecco questo è un punto fondamentale, non poteva avere rapporti con estranei, e questa è l'accusa degli ebrei contro Maria, che è andata a letto col soldato romano, doveva uscire velata, perché il velo indicava che lei era già consacrata ad un ragazzo. Doveva pensare come piacere di più allo sposo. L'attenzione della sposa è quella di piacere allo sposo. L'attenzione di noi credenti, di noi chiesa, sposa di Cristo, è quella di piacere al nostro sposo che è Gesù. E doveva stare pronta con la lampada accesa per l'arrivo dello sposo. Quindi bella, preparata, si narra che addirittura c'erano alcune ragazze che stavano sempre vestite, già pronte, con l'abito da sposa ogni giorno, in attesa della venuta. Quell'abito da sposo che abbiamo anche noi, che è l'abito che abbiamo ricevuto nel battesimo. Quando Giuseppe stava preparando la dimora dove condurre Maria, stava procurando tutto ciò che sarebbe servito alla famiglia e a Gesù. Quando vanno a Betlemme, Maria che avvolge il bambino in fasce, vuol dire che una famiglia attenta, avevano portato con sé tutto quello che serviva per quello che era la nascita di quel bambino, ed essere pronto per andare a prendersi Maria. Ma era anche giunta la pienezza del tempo per la nostra storia. Nella pienezza del tempo, Galati 4:4, Dio mandò il suo figlio, nato da donna. Questo è il punto fondamentale. Qui è concentrata tutta la mariologia di San Paolo. Qualcuno dice, ma San Paolo non parla mai di Maria. Ha già detto troppo qui. Chi è Gesù? È il nato da donna. E quindi è il nostro fratello. E quindi per diventare nostro fratello ha avuto bisogno di una donna, ha avuto bisogno di una mamma. Il figlio di Dio diventa uomo per mezzo e grazie a una donna. Alla complicità, all'unione che viene tra Dio Padre e Maria, che diventa madre, che partecipa pienamente della paternità e maternità di Dio. I padri della Chiesa dicono Dio è diventato donna. Dio è diventato donna attraverso questo figlio. Donna vergine. Questo indica che Maria è vera donna, non è una dea, non ha niente di diverso da noi. Ripeto, l'Immacolata Concezione non rende Maria un mostro. L'Immacolata Concezione è l'anticipazione del battesimo, niente più. Maria è donna ed è vergine. Perché Maria deve essere vergine? Perché quel bambino non è figlio di Giuseppe, non è figlio dell'angelo, non è figlio dello Spirito Santo, ricordiamocelo, ma è figlio di Dio Padre. La verginità dimostra che Gesù è vero figlio di Dio, ma il fatto che Maria sia una vergine madre dimostra che quel bambino è veramente Dio, uomo Dio. Maria, dice la Lumen Gentium, Vaticano II, fu predestinata dall'eternità nel pensiero di Dio, lo dice il dogma dell'Immacolata Concezione, per colpa di quello lì, di Beato Giovanni Tunscotto, e che nel primo pensiero di Dio, quando Dio pensa al suo figlio uomo e quindi a tutti noi all'universo, in quel medesimo istante pensa all'umanità uomo donna, che sarebbero Gesù e Maria. L'unione tra l'uomo e la donna, Gesù e Maria, qui per capire l'intimità tra loro due,
E tutto quello che è stato creato dopo, pensato dopo, ha come modello chi? Gesù e Maria. Non Gesù da solo, non il maschio da solo. Gesù e Maria. Il maschile e il femminile. Il principio di tutto quello che abbiamo qui, dell'universo, è Gesù e Maria. Ma questa donna doveva avere un concepimento verginale, quindi senza bisogno di un uomo, senza bisogno di un maschio, altrimenti Gesù sarebbe stato un semplice uomo, adottato da Dio spiritualmente, con uno spirito infuso, eccetera. No, Gesù è Dio. Ma Giuseppe e Maria erano già sposi. Questo è il grande problema. Giuseppe e Maria sono due ragazzi che si amano e secondo la mentalità ebraica sono due ragazzi che pensano a un matrimonio normale. Sì, potrebbe essere diventata figlia del Messia, ma nessun ebreo aveva mai pensato che il Messia sarebbe stato il figlio di Dio, che sarebbe stato Dio. Sì, il Messia era un ebreo nato da una coppia normale che Dio avrebbe investito, unto con il suo olio, eccetera. Invece abbiamo una novità assoluta, un Dio che si fa uomo e che entra in questa famiglia. Dio sceglie una coppia di sposi per realizzare il suo progetto. Giovanni Paolo II nella lettera alle famiglie dice: Gesù è entrato nella storia degli uomini attraverso la famiglia, una via dalla quale l'essere umano non può distaccarsi. La famiglia. Oggi la stanno cercando di distruggere, la famiglia. Per entrare dunque nella storia, il figlio di Dio necessita di una donna vergine madre, ma anche di un papà terreno, uomo vergine padre. E questo proprio per la similitudine della generazione eterna di Dio, perché anche Dio Padre è vergine, l'avevamo detto la volta scorsa, no? Dio Padre è vergine, Dio non ha una moglie, non ha una sposa, non ha una suocera. Dio genera il suo figlio dall'eternità. Ecco che Maria diventa questo modello, Giuseppe diventa questo modello della famiglia che non è fondata sull'atto sessuale, ma è fondata su Gesù, che è l'amore di Dio. Perché è da Giuseppe che Gesù, dice Paolo VI, riceve il nome, cioè che cosa? Lo stato civile, la categoria sociale, la condizione economica, l'esperienza professionale. Abbiamo mai pensato a Gesù che lavora? Pensiamo a Giuseppe artigiano. Ma Gesù cosa ha fatto 30 anni? Niente? L'ambiente familiare, l'educazione umana. E qui entriamo a meditare il realismo dell'incarnazione. Dio ha voluto vivere la nostra vita per dare senso e significato a quello che noi consideriamo la banalità del quotidiano. Quindi Dio ha dato valore a tutto quello che facciamo. Gesù ha pianto, Gesù ha mangiato, ha avuto sete, ha riso, è stato tradito, ha avuto paura della morte, eccetera, eccetera. Ha lavorato per mangiare, come tutti noi. Quindi diventa modello dell'umanità. Per quello noi lo possiamo imitare, Gesù? Sì. Possiamo imitare Maria? Sì. Non sono dei mostri di santità e pensiamo che la santità sia una cosa diversa dalla quotidianità. Essere santi significa essere realmente umani. Vivere in pienezza l'umanità, realizzare la nostra vita dove siamo, perché a me piacerebbe andare a Hollywood, chissà, vivere a New York, chissà che cosa. No, Dio ci ha scelto qui. Ed
devo impegnarmi qui. Se è importante, dice Giovanni Paolo II, professare il concepimento virginale di Gesù, non è meno importante difendere il matrimonio di Maria con Giuseppe, perché giuridicamente è da esso che dipende la paternità di Giuseppe. E allora, come è nato Gesù? Entriamo un po' nell'esegesi. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo, dice Matteo. Sua madre Maria, vedete l'importanza, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, come abbiamo visto prima, prima che Giuseppe venisse a prenderla, in quel periodo che lei non doveva avere nessun rapporto con il fidanzato né con altri, purtroppo si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Certamente sappiamo da Luca che non è stata violentata da Dio, ma Dio si è presentato e le ha chiesto. E lei, prima di accogliere il figlio di Dio dentro di lei, ha dato il suo assenso libero di fede. E quindi Maria in quel momento che cosa fa? Si mette in pericolo. Accetta una responsabilità pericolosa per lei. Abbiamo letto prima, no? Se si trova una vergine, una fidanzata incinta, va o ripudiata, o vedremo tra poco, o lapidata. Come ad Abramo, che Dio chiede di lasciare tutta la sua sicurezza per andare in quel paese che gli sarà dato, che non si sa dove. Ecco che Maria ha questa fede, si fida di Dio, sapendo che poteva rischiare la lapidazione. Viene trovata incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Allora, Matteo che cosa vuol fare? Vuole dimostrare che Gesù è figlio di Davide, perché Davide aveva ricevuto la promessa. Ma come dimostrare che Giuseppe è il padre di Gesù se il concepimento di Gesù è virginale ed è solo la madre? E se abbiamo visto poi che la madre non è della discendenza di Davide ma di Aronne, anche qui dubbioso, quindi come dimostrare che Giuseppe è e che Gesù è della discendenza di Davide, anche se Giuseppe non lo ha generato? Allora, il problema è, Giuseppe è l'erede davidico, ma non è chiamato a generare, perché Gesù è figlio di Maria e figlio di Dio Padre. Ma si trova Giuseppe coinvolto nella nascita di Gesù, perché Maria, sua madre, ecco un'altra traduzione letterale, essendo concessa in matrimonio a Giuseppe, prima che essi fossero stati insieme, fu trovata a bere nel ventre dallo Spirito Santo. Giuseppe si trova che Maria è incinta, ma il responsabile non è lui, è lo Spirito Santo. Chiediamoci, noi che siamo persone un po' carnali, terrestri, che pensiamo noi? Guardate che oggi sono moltissimi che mettono in dubbio questo, credere nella verginità di Maria. Ma io già vi avevo detto, ma se si crede nella risurrezione di Cristo, come non si può credere nella verginità di Maria? E Giuseppe che fa? Crede o dubita? Guardiamo nell'iconografia orientale, voi sapete che l'Oriente non c'è l'icona del Natale come la nostra, con la grotta, Giuseppe, Maria, il bambino. Normalmente c'è la grotta, c'è il bambino, la grotta che ricorda appunto il sepolcro, il bambino vedete avvolto in fasce che sembra una mummia posta nel sepolcro, perché ci sono i paralleli, i legami tra la risurrezione
e la nascita di Cristo, come Gesù è uscito dal sepolcro senza rompere i sigilli, così è uscito dal grembo di Maria senza distruggere la sua verginità. Però vedete che Giuseppe non è nella grotta. Dove sta Giuseppe? Sotto. Ecco, qui vediamo in un'altra icona, Giuseppe sta fuori dal presepio, con uno che gli sta sussurrando, che è il diavolo, che gli sta dicendo, tua moglie con chi è andata? Il dubbio, no? Quanti dubbi! Con il cuore in tumulto, dice Lino Acantistos. Con il cuore in tumulto, fra pensieri contrari, il saggio Giuseppe ondeggia, tuttora mirandoti intatta, sospetta segreti sponsali o illibata. Ma quando ti seppe da Spirito Santo, esclamò alleluia. Ed è qui la realtà di anche dell'interpretazione. C'è un'interpretazione che mette in luce il fatto che Giuseppe dubita di Maria. E qui allora qualcuno dice, vedete, il bambino Gesù ha cominciato già a soffrire nel grembo della mamma. Voi sapete bene che in un rapporto di amicizia, in un rapporto di amore, che cosa è importante? La fiducia. Tra un ragazzo e una ragazza, se comincia a mancare la fiducia, la persona che io amo non ha fiducia di me, soffro. Mi sento non capito. Mi sento ripudiato. Ecco che il bambino Gesù nel grembo della mamma, sapete che i bambini sentono tutto, recepiscono tutto nel grembo della mamma, già insieme iniziano quel cammino Gesù e Maria verso la croce, verso il rifugio del suo popolo, verso l'incomprensione del suo popolo. Ed è interessante che lo fanno insieme, perché abbiamo detto che il principio fondamentale della Mariologia è: non è bene che l'uomo sia solo. Gesù e Maria, vi ho detto, l'uomo e la donna sono insieme l'immagine e somiglianza di Dio. Ecco il cammino di Gesù e Maria. E allora, qual è la reazione di Giuseppe? Sempre una traduzione letterale. Giuseppe, il suo uomo, essendo giusto, non volle denunciarla, ma decise di ripudiarla in segreto. Il Vangelo spiega che Giuseppe decide di ripudiare Maria per il fatto che era giusto. Ma questa spiegazione per i biblisti non sembra molto logica, perché l'uomo giusto, per la Bibbia, è solo colui che osserva, mette in pratica la legge di Mosè. Ma riguardo alla situazione di Maria, la legge di Mosè non prevede un licenziamento segreto, un ripudio segreto. Che cosa prevede la legge di Mosè? O il pubblico ripudio o la lapidazione. Quindi Giuseppe, se è uomo giusto, che deve mettere in pratica, essere giusto, mettere in pratica la legge, o fa un pubblico ripudio o la fa lapidare, perché dice questa è andata a letto con un altro, quindi mi ha tradito. Ma Giuseppe non fa questo. Come allora capire questo? Perché Giuseppe, se Giuseppe non potrebbe essere chiamato uomo giusto se avesse nascosto il crimine della sua fidanzata? E dall'altra parte, se voleva perdonarla, l'avrebbe portata nella sua casa, punto e basta, senza dire niente. Ma Giuseppe non mette in pratica la legge perché era uomo giusto. Quale giustizia sta praticando Giuseppe? Allora, secondo gli studiosi, sembra che l'Evangelista vuole mettere in luce che Giuseppe aveva capito che quel bambino, che Maria, prima che andassero a vivere insieme, si era trovata incinta per opera dello Spirito Santo.
Perciò, per giustizia, egli non vuole appropriarsi di un figlio sacro che non è suo, che è figlio di Dio, ma anche di una sposa che non è più sua, perché è la sposa di Dio. E allora Giuseppe, come uomo umile, vuole, uomo giusto, vuole tirarsi indietro, si mette da parte, perché teme di violare la giustizia di Dio prendendo Maria in moglie, dal momento che lei era incinta per causa divina e quindi era sposa di Dio. E allora ecco che Giuseppe, nella sua umiltà, vuole mettersi da parte. Ma proprio mentre Giuseppe sta pensando questo, che cosa succede? Gli appare in sogno l'angelo, il quale, come sapete, gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Poi lo rivedremo velocemente, perché vedo che il tempo sta andando avanti. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destato così dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Allora, che cosa succede? Ritorniamo in un fatto biblico: i sogni. Come nell'era preistorica, i patriarchi hanno dei sogni. Dio, come all'inizio della creazione, come all'inizio del cammino di fede del popolo di Israele, quando fonda il popolo di Israele, ora che sta fondando la Chiesa, riprende le stesse tipologie. I sogni di Giuseppe si spiegano, il sogno di Giuseppe si spiega, i sogni, perché Giuseppe ha vari sogni, no? Si spiegano alla luce dei fenomeni analoghi che si riscontrano nella vita dei patriarchi. Essi si avvicinano al dormiveglia, al quale nella Bibbia si attribuisce un valore del tutto particolare. Eva fu creata durante il dormiveglia torpore di Adamo. Abramo ricevette la promessa nel corso di un sonno. Mentre il sole stava per tremontare, un torpore cadde su Abramo ed ecco un oscuro terrore lo assalì. Allora il Signore Dio gli disse. Giacobbe conobbe il suo futuro in un sogno. Vi ricordate la scala di Giacobbe che sogna? Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, e Giuseppe il sognatore, viene chiamato, sogna gli 11 covoni di grano, i suoi fratelli che si inchinano davanti a lui. E in Egitto Giuseppe diventa colui che interpreta i sogni del faraone. Il sogno di Salomone abbiamo, i sogni di cui parla Gioele e anche gli Atti degli Apostoli. Avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. Tutti possono avere i sogni. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni e i vostri giovani avranno visioni. Quindi che cosa fa l'angelo a Giuseppe? Gli toglie la paura. La paura, il dubbio di fare la volontà di Dio. E gli dice chiaramente: non temere. Nella Bibbia noi sappiamo bene che ogni volta che Dio chiama una persona, ti dice: non temere, non avere paura. Se io ti ho scelto, io sono con te, perché hai paura? Non ti fidi di me? Questa è la cosa che dobbiamo dirci ogni giorno quando ci svegliamo. Ho paura. Di chi ho paura? Perché ho paura? Se il Signore è con me, l'unica paura che io devo avere è quella di offendere Dio. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Cioè, che cosa fa l'angelo? Rivela a Giuseppe la sua vocazione. Come Dio aveva rivelato la bellezza di Eva, aveva portato dopo che aveva formato Eva da Adamo, cosa fa Dio? La porta ad Adamo, la dona ad Adamo, la rivela la bellezza
la vocazione, l'essere della donna, e Adamo lo comprende. Lei è carne della mia carne, insieme faremo la storia dell'universo. Giuseppe ora comprende, Dio gli rivela la bellezza di Maria. E quindi gli rivela la sua vocazione, essere lo sposo di Maria. Credo che una delle vocazioni, la vocazione più bella nella storia della Chiesa, dopo quella della madre di Dio, essere madre di Dio e sposo della madre di Dio. Allora, il Vangelo è molto chiaro, altra traduzione letterale, che nel testo italiano normalmente non viene messa. Cioè le particelle greche, anche per quello della morte di Cristo, non è tradotto in modo letterale, quindi noi non possiamo capire realmente il significato. Allora, cosa dice la traduzione letterale? Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere in casa Maria tua sposa, perché, benché ciò che è stato generato in lei viene dallo Spirito Santo, non è tuo, non l'hai fatto tu, nonostante questo, sarai tu al contrario a chiamare il figlio che ella genererà con il nome di Gesù, perché egli salverà il popolo dai suoi peccati. Ecco il ruolo, ecco la vocazione. Dio ha scelto Giuseppe per questo motivo. Se generato in Maria è opera dello Spirito Santo, è Giuseppe chiamato a dare a Gesù un nome, cioè una famiglia. Gesù non è figlio di NN. Gesù viene in una famiglia. Dunque Giuseppe, figlio di Davide, è scelto da Dio non per generare il suo figlio nella carne, ma per averne il ruolo di padre nella storia. È una paternità adottiva. E quello lo farà come? Prendendo in casa Maria, sua sposa. Perché con lei, prendendo lei, prenderà anche il bambino come figlio adottivo. Questo è un punto fondamentale. Gli ebrei pensavano che per essere della famiglia di Gesù, i giudeo-cristiani l'avevamo visto l'altra volta, bisognava essere discendenti carnali. Voi vedrete, voi state vedendo che noi cristiani facciamo l'evangelizzazione, la pubblicità, andiamo a evangelizzare, bussiamo porta per porta per evangelizzare, così anche le altre religioni, ma gli ebrei mai lo fanno. Perché per gli ebrei tu non diventi ebreo per fede, sei ebreo per discendenza carnale. E allora Gesù capovolge questa realtà. La dimensione nuova che ci fa essere padri e madri non è solo quella di avere figli carnali, ma è quella di entrare nella comunità di fede. Diventiamo figli di Dio. Non perché Dio ha avuto rapporti con la nostra mamma, ma diventiamo figli di Dio perché entriamo nella fede, per fede. Chi è mio fratello? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano le mie parole e le mettono in pratica. Diventiamo della famiglia di Gesù. E Gesù dalla croce rivela chi è nostra madre. E quindi diventiamo fratelli. Non c'è niente di carnale, non c'è niente di fisico. È una scelta di Dio, un dono di grazia, la grazia che è al principio. Ecco che allora prende Maria nella sua casa, accoglie Maria. Accogliendo Maria tu accogli tutto il mistero. Erasmo da Rotterdam, quella volta quando il grande umanista, amico di Lutero, ma quando venne a sapere che a Zurigo stavano buttando fuori tutte le statue, tutte le immagini dalle chiese, lui scrive una lettera ai protestanti dicendo: io sono la Vergine Maria. Se voi volete buttarmi fuori dalla chiesa, potete farlo, io sono inerme. Ma ricordatevi che se buttate fuori me, buttate fuori anche il bambino che tengo in braccio.
Per cui se volete una chiesa senza Cristo, buttate fuori Maria. Ecco allora l'importanza di accogliere Maria nella propria casa. Anche noi, appunto, siamo chiamati a diventare figli di Dio per adozione. Leggete poi Galati 4:4. Lui si è fatto uomo per mezzo di una donna perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli non è prova che nella carta d'identità dimostra che il tuo padre e la tua madre biologica sono Dio, ma lo Spirito che Dio ha infuso nei vostri cuori, quello Spirito che vi fa riconoscere che il tuo vero papà è Dio e ti fa dire papà a Dio. Non lo possiamo dire con la filosofia, con l'ideologia. È lo Spirito che ci unisce. Mentre Gesù diventa figlio di Davide per adozione, in lui anche noi diventiamo figli di Dio per adozione. La promessa di Dio ad Abramo e a Davide si realizza in Gesù che viene adottato dalla famiglia umana rappresentata da Maria e Giuseppe. Perciò è Dio stesso che conferisce una paternità adottiva. Maria è nostra madre nell'ordine della grazia. Giuseppe è padre di Gesù nell'ordine della grazia. Ma anche noi siamo chiamati ad accogliere Gesù. Anche noi siamo chiamati, come Maria e Giuseppe, a diventare padri e madri di Gesù in questo mondo. È una vocazione divina, è un dono, è una grazia, è un legame che prelude il legame battesimale tra Dio e il suo popolo. E quindi Giuseppe è chiamato a dare il nome a Gesù. Un nome importante, non è come noi adesso che mettiamo questi nomi strani ai bambini senza sapere cosa significano. Per l'Oriente il nome indica la persona. Gesù significa Dio salva. E quindi che cosa fa Dio? Affida a Giuseppe il suo figlio. Affida a Giuseppe questo nome e Giuseppe come uomo giuridicamente fa entrare nella storia del mondo del regno dell'impero romano, cioè il censimento, quindi Gesù fa in tempo a nascere proprio durante il censimento, quindi viene censito come cittadino romano anche lui, parte della storia. Dio non è fuori della storia, Dio entra nella storia. Ecco perché noi ci stiamo impegnando in questo nuovo periodo della storia, Stato e Chiesa, a lavorare insieme, non a essere separati. Tutte le realtà devono concorrere insieme per il bene comune. Matteo racconta l'esecuzione dell'ordine divino. Svegliatosi dal sonno, Giuseppe fece come l'angelo del Signore gli aveva detto. Importante il termine egerteis, da egeiro, svegliarsi, in Matteo usato per la risurrezione di Cristo. Anastasi sarebbe, poi in greco. Cioè che cosa succede? Quando Giuseppe comprende la sua vocazione, che fa? Risorge a vita nuova. È un nuovo Giuseppe, ecco perché pensiamo a Giuseppe un bel ragazzo giovane e non il vecchietto, non per dire che i vecchietti non sono belli, anzi i nonni sono bellissimi, ma pensiamo a questa famiglia, a questi due ragazzi, Giuseppe e Maria, dove Gesù viene a vivere in una famiglia dove c'ha due bei papà, un bel papà e una bella mamma, una bella famiglia. E Giuseppe risorge. Anche Maria nella visitazione dopo l'annunciazione, voi sapete bene, si destò e corse in fretta in una città di Giuda. Di nuovo è il verbo anastasi, risorge. Sono due nuovi ragazzi, è una nuova famiglia, è il sacramento del matrimonio, la grazia di Dio
compresa, accolta e accettata dalla loro intelligenza, che gli dà la forza di accogliere e di fare la volontà di Dio e dare a Gesù una casa e una famiglia. Quindi Giuseppe, unito a Maria dai legami del matrimonio, decide di ripudiarla, la separazione, perché il bambino appartiene a Dio e non a lui, ma per volontà di Dio mantiene l'unione del matrimonio. Stiamo attenti, il matrimonio non può stare unito se non è Dio che lo tiene unito. Senza conoscerla, anche qui dovremo parlare, cioè l'unione sarà coniugale, ma non sessuale. Così Giuseppe dona al Messia una famiglia legittima, fondata da Dio. E Giuseppe è in piena sintonia. Ricomponiamo quella sintonia che era stata distrutta dal peccato originale tra Adamo ed Eva. Giuseppe e Maria sono in sintonia. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo, cioè come Maria, anche Giuseppe subito. Velocemente, senza chiacchiere, senza parole, Giuseppe è l'uomo del silenzio, non della chiacchiera, è l'uomo dell'agire, non del parlare. Giuseppe, come Maria, dice il suo sì, accoglie la parola dell'angelo e con disponibilità si mette subito al servizio di Dio. Quindi, come Maria è proclamata beata perché ha creduto, anche Giuseppe è beneficiario della stessa beatitudine di Maria per la sua pronta disponibilità a cambiare i suoi progetti per adeguarsi alla parola di Dio. E allora oggi noi pensiamo a questo, a Giuseppe e Maria, due ragazzi che si amano, che stanno pensando a un matrimonio normale e un Dio che entra nella loro storia e chiede ai due di cambiare i loro progetti per diventare servi della parola. Quella parola che diventa un bambino, che diventa un figlio da custodire, da amare, da far crescere, da educare a essere uomo. Il compito della famiglia, il compito di Giuseppe e di Maria. Giuseppe prese con sé la sua sposa, cioè accolse Maria nella sua casa, e in questa maniera cosa fa Giuseppe? Anticipa il mandato di Gesù dalla croce al discepolo amato. Giuseppe è l'amato, Giuseppe è il primo discepolo amato, il modello di tutti i discepoli amati che ascoltano la parola e immediatamente la mettono in pratica. E quindi, se tu sei discepolo amato da Gesù, qual è il dono che Gesù può farti più bello, più grande? Quello di Maria. In tutti noi c'è un Giuseppe. In tutti noi c'è la possibilità di avere questo dono che parte dalla nostra volontà di fare la volontà di Dio. Il desiderio di fare la volontà di Dio. Giuseppe, accogliendo Maria, accoglie con lei tutto il mistero della sua maternità, della sua divina maternità. Accoglie quel figlio di Dio che si fa l'uomo in lei, e quindi anche lui è il primo grande atto di fede che fa dopo quello di Maria, anzi, unito con Maria. Quindi diventa il primo depositario del mistero di Dio. Ecco perché lui è il patrono della Chiesa. La vocazione di Giuseppe è l'essere lo sposo di Maria, che avendo concepito per opera dello Spirito Santo, è la madre di Dio. E allora ecco, mi piace molto queste icone, Maria col bambino in braccio e Giuseppe col bambino in braccio. Sono l'immagine di questo Dio che ha voluto stare in braccio dell'uomo, il nostro creatore, l'onnipotente, il grandissimo, il santissimo, quello che abbiamo paura perché qualcuno sta dicendo che verrà a castigarvi, a voi, a me no, a voi. Questo Dio che vuole stare in braccio dell'uomo, della donna, che vuole stare
essere amato dalla nostra umanità. E concludiamo in questo. Due sono gli aspetti che possiamo vedere che sembrano in contraddizione nel Vangelo. Perché in Luca l'angelo dice a Maria: concepirai un figlio, lo darai alla luce e tu, Maria, lo chiamerai Gesù. Invece Matteo dice una cosa diversa. A Giuseppe l'angelo, essa, Maria, partorirà un figlio e tu, Giuseppe, lo chiamerai Gesù. Che cos'è, una contraddizione? O significa invece l'unione della vocazione? Cioè che Gesù, che Giuseppe e Maria insieme, nella loro unità di cuori, scelgono il nome del loro bambino, di quel bambino affidato a loro da Dio, e quindi diventano complici l'uno dell'altra. Guardiamo allora l'intimità, l'amore, la cooperazione, l'unità tra Giuseppe e Maria nel far crescere questo bambino, il figlio di Dio. Entrambi cooperano affinché il Verbo si incarnasse e realizzasse le promesse di Dio. Maria dona il suo grembo e la sua carne, Giuseppe dona il suo nome, la sua casa e la sua protezione. Se Gesù ha una casa è perché entrambi sono uniti nel dargliela. L'uomo e la donna diventano che cosa? La casa di Dio. Per la loro cooperazione, per la loro unione, ritorna a quello che avevamo detto prima, l'Adamo, uomo e donna, insieme lavorano, insieme hanno solo la casa. E quindi ecco che ci richiama Giuseppe e Maria, la Sacra Famiglia ci richiama all'unità della casa comune, dell'universo, quello che Papa Francesco chiama la Chiesa. Insieme dobbiamo lavorare per questa Chiesa. E la divinità di Gesù è garantita dal fatto che si è incarnato per opera dello Spirito Santo, ma la sua umanità è garantita dall'essere figlio di Maria e figlio di Giuseppe, e quindi figlio di Davide. Ecco, concludiamo qui. Bellissimo, guarda, Stefano, siamo rimasti senza parole. Ci sono domande? Guarda che ci c'è molto di più ancora da dire su San Giuseppe. A me piacerebbe fare qualche domanda, se possibile, padre Stefano. Sì, certo. Anche a me. Ecco, ho qualche piccola curiosità e due domande un po' più particolari. E, beh, guardi, parto dai più importanti. La prima riguardo, mi è piaciuta molto, riguarda quel Giuseppe, poiché era uomo giusto. Io un po' con ingenuità, sin da quando ero bambino, ho sempre interpretato, siccome è giusto, non vuole lapidare, non vuole che venga lapidata Maria. Però poi adesso, facendo una riflessione un po' più matura, lo vedo più come un Giuseppe che è già inserito nella mentalità del Nuovo Testamento. Un Giuseppe che sa che il compimento della legge è l'amore e che, come abbiamo visto, essendo lui anche ad aver formato Gesù, insegna questa cosa, sai che cosa era pensato Gesù appunto quando volevano lapidare l'adultera? Avrà pensato forse all'amore che ha avuto Giuseppe, che essendo giusto proprio con come la giustizia che la legge del cuore che voleva portare Gesù, aveva risparmiato questa, ha risparmiato Maria, ecco, e dopo l'angelo gli ha rivelato che effettivamente era lo Spirito Santo aver fatto il concepimento. E poi un'altra curiosità. Allora, aspetta, prima questa, perché sennò dopo mi dimentico. Allora, sì. Veramente, questo è un punto fondamentale. La persona che conosce Dio si conforma a Lui. Il nostro cuore deve conformarsi al cuore di Dio. E allora, guarda, l'altro giorno nell'incontro con la moschea, il padre Francesco Zecca aveva messo in luce le immagini del Dio violento dell'Antico Testamento, che sempre sono immagini che noi proiettiamo su Dio, ma che in realtà il Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo
è Dio che muore in croce per i peccatori. E allora, questa visione che abbiamo oggi ancora di queste paure che si mettono, attenzione, fine del mondo, castighi, maledizioni, eccetera, se fai così attento ti viene addosso questo. Attenzione, se Dio è con me e io devo, per essere cristiano, che cosa prima di tutto? Usare la misericordia e il perdono. E allora, questo Dio che muore in croce e dopo viene a castigarmi, allora è contraddittorio. E qui un punto fondamentale. Quindi Giuseppe è l'immagine, no, dell'uomo che ama e che capisce. E quando ami capisci la volontà di Dio e ti metti in rapporto con Lui. Ok. Io mi è piaciuto anche questo riferimento al castigo, che adesso sinceramente condivido con lei questa cosa. Padre Roddo ci ha insegnato che Maria trionfa quando la persona si converte. Quindi vedere un trionfo del cuore immacolato di Maria con tante persone che vengono colpite dai flagelli stona un po', sinceramente. Attenzione, appunto, sì. Cioè, nel senso, cioè, il fatto di un Dio che castiga questi e gli altri. Dio è venuto per salvare tutti noi? Vi farò vedere, perché ho trovato adesso questo ultimo Vangelo, dicono scoperto ultimo Vangelo apocrifo, dove Maria sotto la croce risponde a Gesù che gli dice: tu sarai adesso la mamma di tutti. Come di tutti? Tutti, anche di quelli che ti hanno crocifisso? Sì, di tutti. Gesù dalla croce perdona i suoi crocifissori. È qui il cristianesimo. E allora, non possiamo pensare che Maria sta mandando il coronavirus per scastigare. E poi, una cosa che stanno dicendo degli studiosi, è come mai allora questo Dio castiga tutti senza guardare i buoni e i cattivi? E perché alla fine sempre i poveri ci rimettono, i ricchi no? Non è il nostro Dio questo, per favore. Siamo noi che creiamo il peccato, siamo noi che creiamo le... Ma non è Dio. Dio ci ha fatto un grande difetto, ha avuto Dio, quello di lasciarci liberi. Ma è proprio questo, che l'amore di Dio è anche la nostra libertà. E un'altra questione era: Giuseppe giovane o vecchio? A me non ha potuto fare a meno di pensare all'apparizione di Knock, che è proprio si festeggia il 19 di marzo. E San Giuseppe lì appare che è vecchio. E non so adesso, Fatima. Allora, il discorso è questo, anche per il padre Gian Matteo che è presente può intervenire lui. C'è anche William da Irlanda, lo vedo adesso, lui può risponderti su questo, ma dobbiamo sempre stare attenti che nelle apparizioni abbiamo anche le formazioni culturali del tempo, del luogo, e come anche i santi appaiono o Maria appare in vari, cioè in nessuna apparizione abbiamo Maria uguale. E se nel vissuto del tempo Giuseppe lo vediamo vecchietto con i capelli bianchi, è naturale che abbiamo anche queste manifestazioni. Per cui, secondo i tempi, secondo i luoghi, vestiti, con la barba, senza barba, eccetera, eccetera, eccetera. Non è un problema quello di come appare, se vecchio o se giovane. Poi spiegherebbe anche il fatto che San Giuseppe è morto abbastanza prima, anzi, potrebbe dire molto prima di Maria. Cioè, nel senso che non sappiamo quando è morto, però sappiamo che a un certo punto non appare più nei Vangeli. Ecco. E quindi si presume che sia morto. E poi questa è qualche piccola curiosità. Suor Cecilia Bai conosce l'opera delle apparizioni che ha avuto, è stata rivelata la vita di San Giuseppe, ne ha sentito parlare? No. Sì. L'ho sentita parlare io, sì. Infatti volevo chiedere una domanda proprio a proposito di questo. Do la precedenza a Davide. Grazie, ho quasi finito. Una piccola curiosità sul destino in cielo di San Giuseppe. Ah, okay.
è probabilmente stato assunto in anima e corpo al cielo, perché lui, sappiamo che quando Gesù viene muore in croce, molti giusti risorgono, e quando lui esce dal sepolcro, anche loro escono dal sepolcro, e poi si dice, l'ho letto, che con l'ascensione al cielo di Gesù, anche questi giusti che erano risorti salgono al cielo con lui. Allora, guarda, io ho predicato la novena dell'Immacolata alla parrocchia dell'Immacolata qui dei Giuseppini, e io gli ho raccontato questo, loro non lo sapevano, della tradizione che dice che San Giuseppe è stato assunto in cielo. Allora, noi abbiamo avuto due problemi. Il primo era che si era cominciato a chiedere la Immacolata Concezione di San Giuseppe, e quindi la Chiesa subito ha tirato su muri. E perché questo non lo possiamo accettare? Mentre il tema, che non lo conosco bene, ho visto qualcosa, ma il tema dell'assunzione di Giuseppe è diffuso ed è riportato da molti santi. Molti santi parlano dell'assunzione di Giuseppe. E in effetti, anche di Giuseppe abbiamo quella tomba che sembra essere stata trovata adesso a Nazareth, che è vuota, ma non c'è, perché per Maria parleremo dell'assunzione, allora vedremo tutto il significato per Maria dell'assunzione, però per Giuseppe si parla di questo, però la Chiesa non ha detto assolutamente niente riguardo all'assunzione di Giuseppe. Ho capito, e poi l'ultimo intervento, e poi vi lascio liberi a tutti voi, sto zitto, in muto, mi tappo la bocca, e vi ringrazio anzi per la pazienza. L'Immacolata Concezione forse non finisce solo nel battesimo, diciamo che dopo la nuova Pentecoste Dio avrà risanato l'errore fatto con il peccato originale di Adamo ed Eva, e noi vivremo in nuova unione con Dio, facendo la sua volontà, come vivevano Adamo ed Eva prima del peccato. Maria è l'immagine di questa... No. Noi saremo di più che Adamo ed Eva, scusami. Adamo ed Eva non hanno Cristo e non hanno la grazia. Certo, questo sì, però... Questo non c'entra con l'Immacolata Concezione, però. Stiamo parlando della parusia, stiamo parlando della pienezza con Cristo, e Maria ha raggiunto questa pienezza. Cioè, la grandezza di Maria non è il fatto che è immacolata, la grandezza di Maria è il fatto che è unita a Gesù, e che lei è sempre stata unita a Gesù di fronte alle tentazioni, di fronte alle difficoltà. Questo ci fa grandi, ci fa santi immacolati, perché abbiamo una visione del passato dell'Immacolata Concezione che è già stata superata, che non è l'esatta, cioè l'immagine dei santi come una realtà totalmente diversa da noi, che assolutamente oggi non ci siamo più. Il santo è colui che vive, ho detto prima, pienamente l'umanità, come Giuseppe, come Maria, con le loro difficoltà, e che quindi diventano un modello anche per noi. La ringrazio, padre, è stato gentilissimo. Ringrazio anche i miei compagni di video chat, molto pazienti. Grazie a tutti. Allora intervengo io. Sì. Volevo chiedere questo, proprio rifacendomi a Cecilia Bai, ma anche a Maria Valtorta, cioè i mistici presentano. Mi sembra anche Caterina Emerica, i mistici presentano la vita di Maria che a un certo punto entra nel Tempio e matura questo rapporto così profondo con Dio che di fatto lei vuole consacrarsi a Dio. Lei parla di una coppia che si vuole sposare. Dopodiché, proprio perché c'è la legge ebraica per cui la donna deve assolutamente sposarsi, lei vive interiormente questo dramma, accetta naturalmente la volontà di Dio, pur sapendo che lei desidera, no, questa consacrazione totale a Dio. Quindi avviene il matrimonio e dopodiché c'è l'annunciazione, quello che ha detto lei. Per cui ho sempre pensato che il primo fiat di Maria, quello di cui non si parla, però che è la cosa forse più importante, è proprio questo accettare di sposarsi
a Giuseppe, che tra l'altro anche il Davide che ha appunto letto Cecilia Bai, che tra l'altro è una mistica, se uno legge la storia, è a Montecesconi, quindi ha tutta una storia anche di combattimento con Satana e poi è serva di Dio, quindi è riconosciuta dalla Chiesa. E, tutti e due sono stati preparati proprio con un rapporto molto profondo a Dio. Dio li prepara, li sceglie e li unisce. Quindi c'è anche, Cecilia Bai parla anche di Maria che parla proprio a Giuseppe di questo suo amore profondo verso Dio. E dopo appunto, ecco, per esempio mi ricordo il matrimonio. Il matrimonio a un certo punto è il sommo sacerdote, perché Maria arriva all'età che si deve sposare, che invita tutti gli ebrei della discendenza di Davide per trovare appunto lo sposo a Maria, perché tra tutti c'è San Giuseppe, c'è Giuseppe, e il sommo sacerdote, entrambi questo lo dico, sia Maria Bartolta che Cecilia Bai, affida a ciascuno un ramo e poi il ramo che fiorirà, questo è anche, ecco, sì. E volevo, io non lo so, volevo avere da lei. Allora, attenzione, prima di tutto dobbiamo sapere una cosa fondamentale. Il fatto che la Chiesa canonizzi una persona non significa che canonizza il pensiero della persona. Quindi anche la Caterina Emmerich, nessun archeologo accetta Efeso, neanche io, perché fa parte, e quindi Maria, io seguo la Madre Agreda, anche lei ha scritto la vita di Maria, tutte queste cose, molto importante, che ancora è bloccata dalla congregazione della dottrina della fede, la causa proprio perché non si accetta una donna che parla tanto e che racconta cose. Nel senso che la Chiesa del Vaticano II e gli studiosi oggi fanno molta fatica, perché ci richiamano a fondare, come vi ho detto prima, la nostra fede nella parola di Dio. Noi abbiamo che già dai primi secoli nascono i Vangeli apocrifi, nascono tutte queste cose che dice Maria Bartolta, le abbiamo nel primo secolo, nel primo millennio. Cioè tutte queste realtà che fondamento hanno per noi che andiamo avanti con un discorso storico, critico storico, e dobbiamo saper purificare ciò che è la verità da tutto ciò che è il tentativo, anche romanzato, di mettere in luce quello che manca nella Bibbia. Però dobbiamo saper sempre distinguere il fondamento da questi racconti, che possono essere belli, che possono aiutarci, ma dobbiamo sempre controllare che questi racconti siano coerenti col fondamento che è la parola di Dio. Per cui non c'è nessun problema che Maria Bartolta, la Emmerich e che altro possano aggiungere, dare delle loro interpretazioni, ma noi facciamo fatica a credere che siano vere intere rivelazioni, anche perché poi i mistici non vanno mai d'accordo. Noi l'abbiamo visto anche per l'Immacolata Concezione, Margherita da Cortona, Santa Margherita, Santa Caterina da Siena, San Tommaso da qui, tutti contrari, anzi Margherita da Cortona ha l'apparizione di Cristo che gli dice che sua madre era stata concepita nel peccato originale. Capite che allora la Chiesa fa un po' fatica a credere a tutte le famose rivelazioni private, anche perché, come parlavamo prima, dobbiamo stare attenti, non siamo musulmani che il Corano è tutta parola rivelata e quindi non possiamo non credere. Cioè, la parola di Dio è una parola che Dio, anche nelle apparizioni, Dio o la Vergine parla, ma il veggente riesce a capire tutto? E tra quello che il veggente a Maria gli ha detto e il veggente poi riporta, quanto ci mette di suo? Questo è normalissimo, perché nel Vangelo e nella Bibbia vediamo che i mediatori
Mosè e A, Dio gli dice una cosa, loro vanno dal popolo, ripetono la cosa, ma già in modo loro. Per cui, ecco questo che dobbiamo stare attenti. Queste rivelazioni hanno la loro interesse, la loro bellezza, tutto quello. Però attenzione a trovare che siano coerenti alla parola di Dio. Forse possiamo dire neanche sottovalutare, perché penso che è vero che la rivelazione si è compiuta, però Dio non smette di parlare, quindi sempre avere un occhio vigile anche ai mistici. Assolutamente. Allora, perché stiamo... Dopo il Vaticano II abbiamo, la Chiesa è diventata più aperta ai mistici. Prima faceva molta fatica. Però, ripeto, il mistico, le apparizioni sono un dono di Dio che non dobbiamo mai, come si dice, rifiutare. Però anche dobbiamo sempre essere intelligenti, che queste devono essere sempre coerenti con l'insegnamento della Chiesa e con... E allora tu vedi anche questo, il punto fondamentale per il mistico è la umiltà. Normalmente i veri mistici non vogliono quei doni. Madre Agreda, quando aveva cominciato, ha avuto più di 600 bilocazioni in America. Io sono andato per i luoghi dove abbiamo le prove che lei appariva. A un certo punto ha pregato Dio di togliergli questo. Perché lei, no, cioè nel senso che anche tu vedi l'umiltà delle persone. E quindi la prima cosa che tu trovi nell'uomo di Dio, nella donna di Dio, è l'umiltà. La come si chiama la nostra questa calabrese, la mistica calabrese, chi l'ha conosciuta mi ha parlato dell'umiltà di questa donna, e lei diceva: prima la mia famiglia, cioè il marito, i figli, devo fargli da mangiare, e poi non era diventata lei la star, ma sempre, ed è questo uno dei punti. Però c'è il padre Gian Matteo Rogio che può venirci in soccorso. Posso chiedere una cosa? Posso chiedere una cosa? L'Archiarella? Come? La mistica Piccarella, quella del... Ah sì, no, Piccarreta semmai. Piccarreta, la divina volontà, sì, sì. Sì, la divina volontà. È fermata in chiesa. Quello che ha rivelato, ecco. Allora io adesso vi faccio vedere quello che scrive Giovanni Paolo II, così andiamo, ecco, così andiamo sul sicuro, quindi vi faccio vedere quello che dice Giovanni Paolo II. Quello che vedete qui è una lettera, si chiama Spes Edificandi. Vi ho messo l'indirizzo in chat, quindi se cliccate nell'indirizzo che vi ho messo in chat potete andare, ecco, anche già con il vostro computer. E questa lettera Giovanni Paolo II l'ha scritta quando ha proclamato Brigida di Svezia, Caterina da Siena, patrone d'Europa. Quindi quando lui ha proclamato queste donne patrone di Europa. Allora, tutti conosciamo Brigida di Svezia e quindi sappiamo quanto nella vita di Brigida di Svezia ci siano raccontate di apparizioni, di visioni. Allora, cerchiamo di leggere quello che dice Giovanni Paolo II per capire tutta questa cosa. Ecco, Giovanni Paolo II per prima cosa riconosce che nella vita dei santi ci possono essere speciali carismi di rivelazione. Cioè i santi, per volontà di Dio, vivono quelle esperienze che noi chiamiamo rivelazioni, apparizioni, visioni. Addirittura, nel caso di Brigida di Svezia, Giovanni Paolo II dice che questi carismi di rivelazione hanno la forma comunicativa quasi della profezia, si avverte la forza della profezia. Era una donna che profetizzava. E poi,
Ecco, alcuni aspetti della straordinaria produzione mistica, perché Brigida di Svezia ha scritto, non ha soltanto detto, non ha soltanto parlato, ma ha anche scritto. E quindi alcuni aspetti della straordinaria produzione mistica suscitarono nel tempo comprensibili interrogativi. Ecco gli interrogativi che ci stiamo facendo noi oggi. Che valore hanno le cose che dicono i mistici? Cosa sono questi speciali carismi di rivelazione che essi ricevono? E quindi suscitarono questi comprensibili interrogativi, attenzione, rispetto ai quali il discernimento ecclesiale si operò rinviando all'unica rivelazione pubblica che ha in Cristo la sua pienezza e nella Sacra Scrittura la sua espressione normativa. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che davanti a tutto ciò che i mistici possono dire, la Chiesa che fa? La Chiesa guarda la Scrittura. La Scrittura e guarda la Scrittura in Cristo. Quindi potremmo dire guarda il Nuovo Testamento. Quindi davanti a questi speciali carismi, la Chiesa guarda prima di tutto il Nuovo Testamento. Perché bisogna guardare il Nuovo Testamento? Perché questi carismi hanno lo scopo di riportare al Nuovo Testamento, non hanno lo scopo di aggiungere qualcosa al Nuovo Testamento, non hanno lo scopo di completare il Nuovo Testamento in quello che esso non dice. Quindi questa è la prima cosa che ci dice Giovanni Paolo II. Davanti a tutti questi fenomeni dobbiamo ritornare al Nuovo Testamento e quindi questo vuol dire che la nostra fede viene impegnata solamente dal Nuovo Testamento e dalla Scrittura, perché questi santi hanno carismi speciali di rivelazione, quindi hanno questa vita dove ci sono rivelazioni, apparizioni, visioni, ma non hanno il carisma dell'infallibilità personale. Non esiste nella Chiesa infallibilità personale riguardo alla materia di fede o riguardo ai costumi, quindi riguardo alla materia morale, se non nel Sommo Pontefice. Ma gli altri non hanno questo dono da parte di Dio. I santi non hanno il carisma personale dell'infallibilità. Ed ecco allora perché la Chiesa, quando si trova ad affrontare le loro rivelazioni, le loro apparizioni, le loro visioni, torna sempre alla Sacra Scrittura, al Nuovo Testamento, perché quello è ciò che rimane infallibile nella Chiesa, perché è la rivelazione compiuta in Cristo. E poi guardate quello che dice Giovanni Paolo II. Anche le esperienze dei grandi santi non sono infatti esenti da quei limiti che sempre accompagnano l'umana recezione della voce di Dio. Attenzione, non sono solo i limiti del peccato, sono i limiti della nostra condizione umana, quello che Padre Stefano diceva prima. Sono i limiti della nostra cultura, sono i limiti del periodo della storia che noi viviamo. Brigida di Svezia vive nel Medioevo, siamo nel 1300, stessa cosa per Caterina da Siena. Quindi vedete, le voci dei grandi santi non sono esenti da limiti, i limiti della storia, i limiti della cultura, che sempre accompagnano l'umana recezione della voce di Dio. Quindi anche questo ci insegna Giovanni Paolo II. Essere attenti ai limiti che accompagnano l'umana recezione della voce di Dio e essere attenti ai limiti che accompagnano l'umana recezione della voce di Dio anche nelle esperienze dei grandi santi. Quindi questo anche è molto molto importante.
E poi Giovanni Paolo II, e finisco, ci dà un terzo principio, perché appunto avete visto, Giovanni Paolo II ci dà dei principi. Il primo principio è tornare al Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento non ha bisogno di essere completato, non ha bisogno di aggiunte. Il Nuovo Testamento ha bisogno di essere compreso, spiegato e vissuto, ma non ha bisogno di aggiunte. Quindi il primo di questo metodo che Giovanni Paolo II ci dà, primo metodo, prima parte del metodo, tornare al Nuovo Testamento. Seconda parte del metodo, ricordare che i santi non hanno il carisma personale dell'infallibilità in maniera di fede. Assolutamente no. Terza parte del metodo, anche le voci dei santi non sono esenti dai limiti, limiti vuol dire i limiti del tempo, della storia, della cultura, che sempre accompagnano l'umana recezione della voce di Dio. Per Brigida di Svezia era normale che la terra fosse al centro e il sole le ruotasse intorno. Noi sappiamo che non è così oggi, ma al suo tempo era normale. E questo era un limite che accompagnava la sua umana recezione della vita di Dio. E poi qui il quarto punto di questo metodo. Quando la Chiesa riconosce la santità di qualcuno, non si pronuncia sulle singole rivelazioni, ma accoglie l'autenticità complessiva della sua esperienza interiore. Quindi guardate, quarta parte del metodo, non si pronuncia sulle singole rivelazioni, ma si pronuncia sull'autenticità complessiva dell'esperienza interiore della persona, che come ricordava Padre Stefano va bene al di là delle rivelazioni o delle apparizioni. Padre Stefano ricordava l'umiltà, noi potremmo aggiungere lo spirito di servizio, noi potremmo aggiungere l'amore per i poveri, noi potremmo aggiungere l'impegno per la dignità di tutti. Ecco, questo è il quarto pezzetto del metodo che ci consegna Giovanni Paolo II. Mai fermarsi alle singole rivelazioni, ma sempre prendere la complessità, cioè la totalità dell'esperienza interiore di questi santi e sante mistici e mistiche. Ecco, questo, se noi applichiamo questo metodo in quattro punti, siamo certi di non sbagliare e siamo certi di dare la giusta importanza a tutto e a tutti. E siamo quindi anche certi poi dopo di non fare confusione, perché poi dopo se facciamo confusione, questo diventa un problema per noi e pure per gli altri. Grazie. Grazie Padre Gianmattia. Grazie. Anna, volevi dire qualcosa? Sì, ritornando al discorso che hai fatto dell'unione dei cuori tra San Giuseppe e Maria, no? Io sono stata molto colpita dalla frase non temere e dalla rapidità di San Giuseppe nell'obbedire, no? Quindi San Giuseppe, questo non temere, molte volte nella società di oggi, ma anche i media o gli psicologi o quant'altro che gestiscono centri sociali, persone, eccetera, si punta molto sulle paure. E un disabile è disabile, non potrà mai fare niente perché è disabile, capito? Su un giudizio fondato sulla paura poi del singolo. Non so se riesco a spiegarmi, no? Questa figura invece di San Giuseppe, di questo non temere, ti dà molta fiducia, come dice Padre Gian Matteo, nella parola di Dio, nel Vangelo. Cioè, quante volte Gesù dice, vuoi guarire, sia fatto secondo la tua fede. Nel caso di San Giuseppe, la sua fede già l'aveva prima,
perché subito ha obbedito alla parola dell'angelo, subito parte e va in Egitto, cioè si passa il deserto, i tempi di oggi, no? I tempi di Gesù non c'era nulla, era tutto a piedi, una carovana, al massimo un asinello. Quindi quello che ha fatto Giuseppe è vivere molto lo straordinario nel quotidiano, vivendo però lo straordinario nel suo quotidiano. Un po' difficile, un po' spiegare, perché se è vero che Giuseppe voleva ripudiare Maria perché Maria aveva Gesù, che era figlio di Dio, quindi probabilmente non si riteneva degno di poter stare vicino a Maria e vicino a Gesù, e fa testa verso l'angelo, e è anche vero che lui ha vissuto la sua quotidianità in una straordinarietà incredibile. Lui viveva con Maria e con Gesù, ed è molto bello come dici te, per l'unione dei corpi, no? È spettacolare, è importantissimo. Ecco, solo questo piccolo intervento. Sì. Posso hai ragione. Aspetta, Stefano. Sì. Dove sei? Credo che sono subito qui. Sì, no, credo che quello che dica la nostra Anna è forte, perché siamo sulle orme di questi esegeti dopo Vaticano II, nel quale si dice che Giuseppe non c'è più, legato allo Spirito Santo, percepisce il mistero e ne ha una timore di Dio. Lui vive una relazione così talmente forte che si sente in... Non ti sentiamo bene, Jean-Louis? Oui, allora, lascia perdere, prosegui senza di me, vi ascolto bene. No, sì, Anna, questo, cioè, noi dobbiamo, allora, da un passato dove tutto era miracolo e prodigio, noi adesso vogliamo riportare le realtà sulla terra, ma non togliere il prodigio. Cioè vogliamo oggi creare una spiritualità che sia attenta alla quotidianità per santificare, dare valore alla quotidianità. Ed è questo il fatto che un Dio si fa bambino in una famiglia, con un ragazzo, una ragazza, che siano giovani, vecchi, che siano... Poi penso ognuno ha anche le sue devozioni, no? E questo lasciamo la libertà. Ma il fatto è che loro due diventano custodi, e quello che unisce lui e lei è proprio Gesù. San Tommaso d'Aquino mette proprio in luce, lui dà un'altra spiegazione che mi piace molto, per il fatto della verginità di Maria. Allora, i biblisti oggi dicono è impensabile pensare che Maria ha fatto un voto di castità, anche perché il voto di castità nasce 3 secoli dopo. Ma il fatto è che insieme, lui dice, San Tommaso non ha fatto voto di castità, ma quando loro scoprono di essere lei scelta da Dio per essere la madre di Gesù e lui scelto per custodire questo dono di Dio, insieme loro due scelgono di consacrare tutto se stesso a Dio. Allora, il voto di castità non è un mio volontarismo buddista. E questo è uno dei punti fondamentali. Attenzione! Il voto di castità è Dio che sceglie, e Dio ti dà la forza di donare tutto te stesso a Lui. Perché il voto di castità non è una cosa, ma è un dono che dà valore e senso, che io non ho bisogno di queste realtà. Allora, vi avevo raccontato, no, di Sefora, la moglie di Mosè, l'apocrifo dell'Antico Testamento della vita di Mosè, che narra che Sefora dice alle altre donne: attente donne, che i vostri mariti non incontrino Dio, perché li perderete.
Perché la tradizione ebraica dice che Mosè, dopo che ha incontrato Dio nel rovetto ardente, ha voluto vivere in castità, senza più rapporti con la moglie. Nel senso che il vivere la castità o la verginità, che sono queste due cose diverse, non è un mio volontarismo, ma è un'esperienza di Dio. Un Dio che mi riempie, per quello noi diciamo ai protestanti, no, Maria ha avuto altri figli. No, se voi dite che Maria ha avuto altri figli, vuol dire che Dio ha fallito, che Gesù ha fallito, che Gesù non l'ha riempita totalmente. Se invece Gesù l'ha riempita, l'ha soddisfatta, vi ho detto, la benedizione massima, la fecondità massima che Dio ha dato, l'ha data a Maria col figlio Gesù. Come può dopo Maria cercare altre soddisfazioni? E questo è anche nel senso della nostra vita religiosa. È Gesù il mio tutto. E per questo io mi sono consacrato, non per me, ma per Lui. Ed è Lui che deve riempire la mia vita. Ma questo non solo per me religioso, ma per tutti i credenti. Chi ama il marito e la moglie più di me non è degno di me, ricordiamocelo. E questo è uno dei punti. E allora guardare sempre il principio primo. Vi ho detto anche prima, leggeva anche Santa Brigida, che io voglio tanto bene a Santa Brigida, e la sua mistica di Santa Brigida da dove deriva? Dall'unione con Gesù. Vi ho detto, la santità di Maria non è l'Immacolata Concezione o la sua verginità, è la sua unione con Gesù. E allora l'unione con Gesù la può avere chiunque, un sposato, uno sposato, un maresciallo, un prete, una suora, o chiunque. Cioè ognuno deve capire qual è la mia unione con Gesù. È questo che è questo proprio che è bello, no? L'unione dei cuori con Gesù. Esattamente. Maria e Giuseppe, tutti uniti. Sono tre cuori. Gesù. Sono tre cuori che diventano uno. Sì, però dall'esterno immaginarsi, medesimarsi in Giuseppe, che la sua quotidianità di vita, quindi il suo essere padre e sposo, non è con una persona normale, ma con Dio stesso, capito? È all'apice in questo senso qui. Potrebbe essere Giuseppe effettivamente, Giuseppe potrebbe essere veramente più grande dei patriarchi in questo senso, perché l'unione lo è. Lo è più grande di tutti gli altri. Ma il discorso, ripeto, attenzione, noi dobbiamo un po' disintossicarci dal miracolismo o dal fenomeno. Cioè, il nostro Dio ha vissuto a Nazareth, nel senso che Dio è con noi. Cioè, quando facciamo la comunione, ci rendiamo conto che Dio viene dentro di me come è entrato in Maria? Quello è il più grande miracolo che esiste quotidiano, di un Dio umile che si fa pane e vino per me, che sia peccatore o non sia peccatore. Vedete, lui si lascia anche profanare. Perché non castiga? Perché non manda il fulmine ai profanatori? Vedi la nostra mentalità umana. È per questo... No, è per questo che prima ti dicevo questo, che oggi è molto più forte la paura che la fede. Ma perché? C'è più paura che fede. Non è colpa nostra, è colpa di chi ci domina. Guardate, l'altro giorno, io che seguo la medicina, tutte queste cose, si stava proprio parlando di uno dei problemi più gravi nelle famiglie la sera, è ascoltare il telegiornale. Fa male. Capite? Anche perché poi sono fatti in un certo modo. Quando mai un telegiornale ti parla delle cose belle o è tutto fondato sulla bellezza? Noi ci hanno abituati al negativo. Per cui se non c'è il negativo, non fai notizia, non interessa.
È quello che dicevo, capito? Se ne approfittano della paura, riescono a dominare società intere per la paura. E lo stiamo sperimentando in questo tempo di pandemia. Se io muoio, io vado da Cristo. È un concetto forte, però è così. Vado verso la vita eterna. Capito? Certo. Ma allora, in psicologia, almeno dipende da che corrente psicologica, si dice che creare la necessità alle persone è data anche dal fare la paura. Non ci sarà più zucchero, non ci sarà, allora facciamo le scorte di zucchero, non ci sarà più sale, allora facciamo le scorte di sale. Ci sarà, allora, hanno notato che quando tu crei, verrà la fine del mondo, vi avevo già detto, no, quello del 2012, la fine del mondo, che avevano cominciato a fare poi la pubblicità di comprare la macchina a rate, intanto se viene la fine del mondo non pagherai più le rate. Hanno aumentato in modo incredibile la vendita di macchine, nel senso che c'è tutto un gioco dove noi, cioè l'uomo moderno è inferiore all'uomo medievale. Ma infatti, no? La battaglia che ci saranno. Cioè, questa frase che l'angelo ha detto a Giuseppe, non temere, secondo me è questo il messaggio che ogni cristiano deve dire all'altro. Capito? Non allora, temere. Che cosa vi dice il sacerdote alla messa? Il Signore sia con voi. Questo è quello che ha detto l'angelo a Maria, ed è questo il principio fondamentale. Io perché ho paura? Che poi le paure sono quelle inconsce. Attenzione, abbiamo una montagna di paure inconsce, che poi si rivelano. Attenzione, quando si rivelano poi? Quando dormi, nel sonno. Ecco allora i sogni, c'è tutta una tradizione, c'è tutto un aspetto anche di purificazione e di cose. In realtà potremmo anche fare questo della preghiera e delle varie forme di preghiera, soprattutto la musica e il cantare, che riporta l'armonia con te stesso, il tuo corpo e anche con le realtà. Ma il principio fondamentale è la grande paura, è la solitudine che è dentro di noi, che sta dentro, nascosta di noi. E allora ecco che Dio ti dice, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Il Signore è con te, non sei sola. Per quello, perché gli ho detto prima, perché io devo avere paura se il Signore è con me? Il Signore è con me anche quando sono peccatore. Lui non ci abbandona, siamo noi che non lo vediamo. È Adamo che si nasconde, no? Ma Dio cosa fa? Dove sei? Dove sei? Perché ti nascondi? Vi ho detto, il peccato non ha la capacità di distruggere il dialogo con Dio. Il nostro Dio è un chiacchierone, eh? A Dio si piace parlare, ma con persone intelligenti, non con statue, con robot. Ed è questo l'importante. Allora, un cristiano deve partire sempre con il saluto dell'angelo. La prima cosa, Ave Maria, piena di grazia. Ave, rallegrati, gioisci. Sono peccatore, sì, e devo riconoscere, perché devo cambiare, devo impegnarmi, ma da solo non ci riesco. Non siamo buddisti, io non sono quello che fa tutti le pratiche per diventare perfetto da solo. È Dio che mi converte. A me piace molto la frase, non pretendere di raddrizzare ciò che Dio ha creato storto. Allora, è Dio che cambia, è Dio che santifica, è Dio che guarisce, è Dio che libera, è Dio che dà al dottore la capacità di dare, perché Dio illumini i medici. Non dobbiamo aspettare che ci arriva giù l'angelo portandoci il vaccino. Nel senso che anche se io opera con il vaccino mi apre un tema incredibile, perché spendere miliardi sul vaccino e non spendere niente sulle cure.
è un punto di domanda. Comunque, lasciamo perdere. No, allora, io poi, vede, non possiamo parlare di queste cose, se no possiamo essere denunciati. Comunque, io seguo altri medici e infatti sto aspettando prima di fare il vaccino, e anche ci sono appunto quell'altro aspetto, ci sono anche, attenzione, i vaccini non vanno fatti a chi ha tumore, a chi ha problemi di cuore, ci sono molte cose che prima di fare il vaccino bisogna controllare. E questo, c'è una virologa di Padova che ha spiegato molto bene queste cose. E quindi, vabbè, comunque non stavamo parlando, cioè il vaccino era solo per... Vabbè, un esempio, non era il vaccino che ci sta... nel senso che noi dobbiamo vivere la dimensione di fede, quella di Giuseppe e quella di Maria, che non hanno paura perché è Dio che gli toglie la paura. Maria, dopo che ha sentito l'annuncio dell'angelo, ha un sconvolgimento interiore, la vera conversione di Maria. E proprio il verbo dice una realtà che Maria si scopre amata, ecco perché non ha più paura. Perché è la forza dell'amore, ricordiamocelo, è la forza dell'amore, l'energia dell'amore, la dynamis dell'amore che mi dà la forza per affrontare il mondo. Ed è qui allora che... Ma infatti, quello che stiamo organizzando per sabato prossimo è una testimonianza della forza dell'amore. Di quante persone sono guarite attraverso chi dice io credo. Chi dice io penso che tu mi puoi guarire, e tante persone sono guarite grazie a Gesù e chi chiaramente fa delle mani di Gesù, insomma, però chi ha avuto fede, capito? E questa fede che porta, però, la guarigione più grande è quella del cuore, al di là del corpo, ecco. Volevo proprio dire questo, sì. Che l'esperienza che io ho fatto la prima volta che sono andato a Medjugorje con una corriera di persone, molte con problemi, e c'era soprattutto papà e mamma con un figlio di 15 anni con un tumore al cervello. Allora, erano andati a chiedere la guarigione del figlio. Io ho visto questa mamma che pregava, non ho mai visto in vita mia persone che pregavano così. E anche nel ritorno, nelle chiese che ci fermavamo nel ritorno, eravamo in corriera, allora, alla fine cosa ha detto la mamma? Non mi interessa che guarisca. Qui ho trovato la pace per fare la volontà di Dio. Questa è la vera guarigione. Il bambino è morto, infatti, ma cioè loro hanno capito, cioè Dio può guarirti, come anche, Signore, se non vuoi guarirmi, dammi la forza di accettare la croce che mi hai messo sulle spalle. Lo fa Gesù, la più bella preghiera di Gesù nell'Orto degli Ulivi. Se puoi allontanare da me questo calice. C'aveva FIFA, eh? Era uomo. Io l'ho vissuto con mio padre negli ultimi giorni della sua vita, fino all'ultimo istante. Mio padre ha vissuto la sua malattia nella volontà di Dio. L'ultima parola è stata il Salve Regina. E l'ho vissuto perché, cioè, mio padre ha dato testimonianza di questo. Al mio paese c'era una signora in carrozzella da 30 anni, tutta rigida, sempre con la croce in mano, se voleva sempre la croce in mano, e tutto il paese andava a piangere da lei, e lei aveva sempre le piaghe da decubito aperte. E lei diceva, ma perché devo lamentarmi? Guarda, Gesù sta in croce, e io perché mi lamento? E lei dice, ma scusa, lui è stato in croce 3 ore, tu sei 30 anni che sei in croce? No, non dire questo. Però tu vedevi che lei viveva con fede la sua malattia, e la fede gli dava la forza di portarla avanti. Non di fare eutanasia come adesso Spagna ieri hanno proposto, no, l'eutanasia. Cioè, è facile, non vogliamo le cose facili, parliamo che non dobbiamo fare discriminazioni, però se un medico ti dice attenzione, può darsi che il bambino nasca con qualche problema, non gli permettiamo di nascere. Questa è discriminazione.
Questo è razzismo. Razzismo. È qui che dobbiamo ragionare, perché oggi quello che è che la TV ragiona su noi. Scusate, posso dire una cosa? Grazie. Buonasera innanzitutto a tutti, ringrazio di cuore per tutto quello che state raccontando e dicendo. Mi chiamo Barbara, non mi vedete forse? No. Mi devo far vedere? No, va bene. Lucia, buonasera Barbara. Buonasera a tutti. Buonasera. Barbara è mia sorella, padre Stefano. Allora, ci sono un paio di cose, ecco, che mi piacerebbe condividere, che mi hanno comunque, attraverso anche questa discussione, portato in mente. Innanzitutto sulla figura di Giuseppe e di Maria, ovviamente, la loro disponibilità al progetto di Dio. Cioè, loro non sapevano nulla, no? Sono stati coinvolti in questa iniziativa. E la loro prontezza, la loro disponibilità gli ha dato, come dire, ha aperto la possibilità a Dio di entrare nella storia, nella nostra storia, no? E di quindi di portare avanti il compimento della creazione. E questa è una cosa che a me, diciamo che io quando guardo i santi, io cerco di vedere nei santi il volto di Dio, e attraverso la loro esperienza, attraverso la loro, il loro racconto, attraverso la loro storia, cerco di capire quello che Dio vuole dire a me, no? Qual è la parte della storia che Dio mi sta raccontando, che mi vuole raccontare, che mi vuole dire per farmi crescere anche a me nel suo, nell'amore e nel suo progetto di vita che ha per me, di conseguenza per ognuno di noi. Quindi San Giuseppe, io vedo questo, oggi San Giuseppe mi dice questo, mi dice essere disponibile alle follie d'amore di un Dio che è folle, che è un innamorato pazzo e che mi dice, nella semplicità della vita di tutti i giorni, dai il tuo sì, sii disponibile. Questo è quello che un po' mi lascia la storia di San Giuseppe oggi. Certo, perfetto. Un'altra cosa, le persone se sbagliano molte volte lo fanno perché sono sole. Noi abbiamo detto che Dio è venuto nella storia dell'uomo proprio per raccontarci e dire guarda che non sei da solo. E generalmente i più grandi errori che si fanno nella vita è perché ci si sente soli. E quindi l'esperienza che uno fa con Dio è proprio questa, cioè proprio di dire bene, non sono da sola, aiutami, no? a capire che cos'è questa vita, che è un tuo regalo, cioè mi hai chiamato tu, mi hai creato tu, mi hai voluto tu, ma io che ne so qual è, no? La strada è giusta. Certo. E quindi anche se oggi, la società di oggi rifiuta i comandamenti di Dio, comunque le leggi d'amore che Dio ci ha dato, è perché purtroppo forse è una società sola, è una società che è stata abbandonata e si è abbandonata a se stessa, ecco. Perché il frutto del peccato è questo, la giustizia di Dio, la famosa giustizia di Dio, che parliamo sempre delle prove, dei castighi, in realtà, è che purtroppo la libertà, come dicevi prima, il Signore ci lascia a noi stessi, non ci obbliga, non ci violenta, ci dà sempre la libertà. Quindi prima di giudicare, cioè prima di dire se una persona ha abortito o perché l'ha fatto o non l'ha fatto, fa l'eutanasia, io personalmente posso dire sì, è sbagliato, perché sicuramente il progetto del Signore è un altro, però posso capire, posso comprendere quale disperazione ha portato quell'uomo, quella donna a fare quel gesto. Certo, certo, io ho potuto seguire questa realtà anche degli aborti. Guardate che la maggior parte di questi casi non è una scelta, no. È paura, è un condizionamento, esatto, perché ci si sente lasciati da soli. Esatto. Anche il vaccino, non vaccino, il Covid, non il Covid, è questo. Infatti io in realtà le esperienze più belle che sto facendo nella mia vita, anche in questo periodo della pandemia, cioè, stanno succedendo, perché Dio agisce sempre, cioè non ci lascia appunto da soli. È sempre presente nel nostro quotidiano, siamo noi che non siamo disponibili. Perché? Perché a noi ci piace stare con noi stessi, siamo abituati a noi stessi e siamo pieni di amor proprio, è quello lì il problema.
È normale. Siamo umani. E siamo umani, no, è mal dire il gioco, soltanto che quando la debolezza, i problemi, il peccato, le prove della vita ti aiutano proprio a questo, a capire che da solo non ce la puoi fare e che la cosa più bella e più meravigliosa è appunto questa, di essere disponibile al progetto che Dio ha su di te. Ecco, oggi questo, e questo sinceramente parlando ovviamente è una riflessione che nasce anche dal fatto dei discorsi che avete fatto, della scheda anche, che è molto bella, e mi ha colpito il dualismo che c'è anche nella struttura di come è stato raccontato. Ho notato che c'è sempre uno specchio, lei ha usato il metodo dello specchio, cioè la parola di Dio nel racconto che poi ti rimanda un'altra immagine, no? Al messaggio che poi che Dio custodisce. E quindi vabbè, ho pensato a San Paolo, no? Quando dice io ora ti vedo come in uno specchio, ma un giorno ti vedrò per ciò che sei. Faccia a faccia. Esatto, faccia a faccia. E questo è un po' forse il metodo che il Signore usa anche nella creazione. La creazione è uno specchio dell'immagine di Dio. E il Signore nella creazione ci parla continuamente ogni giorno di quanto ci ama. Cioè in ogni pezzo, in una foglia. Queste meditazioni però, devo dire la verità, io l'ho compreso. Sì, questo è quello che stiamo facendo su Maria l'ecologia. Esatto, dove ma questa cosa... specchia sulla la creazione è lo specchio di Dio. È una cosa meravigliosa, è il grembo, no? Dove noi nasciamo, dove lui ci forma, ci fa crescere, ci dà il cibo, ci dà l'aria, tutto. No, noi non possiamo vivere senza la creazione, nella creazione c'è la volontà di Dio e lui la esprime in questo modo, se solo potessimo fermarci a contemplarlo, a vedere la bellezza che c'è nel creato, no? Certo. Sentiremo meno questa solitudine. Certo. E voglio concludere, ecco, facendo una piccola citazione, ma che sia solo una piccola citazione, queste piccole, diciamo, riflessioni che mi accompagnano anche durante il giorno, perché nascono ovviamente non da me, ma dalle letture dei Santi e in particolare anche di recente da questa mistica che sta diventando famosa ma che è molto, diciamo, ancora non molto accolta o comunque studiata, che è proprio Luisa Piccaretta, che parla, appunto, racconta, ovviamente non di sua volontà, questa è una cosa molto interessante, ma diciamo per mandato, lei si rende disponibile, per mandato divino racconta, ecco, di questo amore che Dio ha per l'uomo e nella creazione e nella storia della redenzione e nella storia della santificazione. E questo è, ecco, un mare di bellezza che ovviamente a me personalmente affascina in maniera incredibile, però... Ecco, bisogna avere anche il tempo per potersi dedicare a tutte queste cose. Certo, no, bello. C'era Lucia, l'ultima, perché già siamo da 2 ore e mezza qui. No, io non volevo dire nulla, ma volevo solo ringraziare per tanta chiarezza che ci ha dato Padre Stefano. Veramente sono tanto grata, ecco. Okay, quando la prossima volta faremo Maria sotto la croce e vi renderete conto dell'importanza di Maria. Che bello, è proprio una gioia meravigliosa. Sì. Grazie, grazie, grazie. Allora chiediamo grazie al Signore la sua benedizione. Grazie. Chiediamo al Signore che guardi ai nostri cuori, che guardi ai nostri desideri, che guardi alle nostre preoccupazioni, quali sono le nostre paure. Tutto noi vogliamo mettere nelle mani di Dio, sapendo che Lui ci ascolta, che Lui ci ama, che Lui ci perdona, che Lui guarda il nostro cuore, e chiediamo al Signore che ci guarisca dai nostri peccati, ci guarisca dai nostri cattivi pensieri, ci guarisca dalle difficoltà che abbiamo con noi stessi, con le persone che ci stanno attorno. Guarisci, Signore, benedici, allontana da noi ogni male, ogni infermità, ogni invidia, ogni gelosia, ogni persona cattiva. Signore, fa che possiamo camminare nelle Tue vie. Per intercessione della Tua Beatissima Madre
e di San Giuseppe che ti ha amato, ti ha custodito, ti ha coccolato, ti ha fatto crescere, ti ha insegnato a te. Per intercessione di tutti i santi, vi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito.